Quando fu costruita era solo un lungo corridoio che univa la villa all'oratorio, poi Francesco, attento al mondo culturale della città, pensa di abbellirlo con decorazioni che rendano omaggio a chi si era distinto nel favorire le arti belle e le lettere. Medaglione con ritratto di Ferdinando IV di Borbone di Parma, presso la cui corte Francesco aveva vissuto. In questo bassorilievo a sinistra è raffigurato San Pietro che, pregando, interrompe la levitazione di Simone il Mago. San Paolo predica presso l'Areopago di Atene sulla resurrezione di Cristo. Gli scettici filosofi lo mandano via dicendo: Ti sentiremo un'altra volta perché non crediamo che qualcuno può risorgere dai morti. Dipinto Illusione raffigurante una finta finestra. Nel riquadro, molto degradato, è rappresentato l'episodio in cui Pietro e Giovanni guariscono uno storpio all'ingresso di un tempio. Filippo scende dalla ricca carrozza del funzionario etiope con cui viaggia e, giunto ad un luogo dove c'era acqua, lo battezza. Medaglione in cui, su fondo blu, campeggia l'immagine di Pio VI, Papa Vraschi di Cesena, un mecenate sensibile agli studi del quale Francesco sottolinea la passione condivisa per gli ideali della classicità. Dopo la guarigione miracolosa di un uomo paralitico, Paolo e Barnaba, suo discepolo, sono creduti dei dalla gente che vuole offrire loro sacrifici, ma loro rifiutano stracciandosi le vesti. San Paolo e il suo discepolo Barnaba predicano davanti al proconsole di Roma Sergio Paolo. Il mago Elimas cerca di distogliere il proconsole dalla fede. Elimas, per punizione divina, sarà temporaneamente privato della vista. Finta finestra che in un elegante dipinto Illusione si apre sulla vista dell'edificio di fronte oltre il cortile. San Paolo viene morso da una vipera, ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Gli otto bassorilievi, la cui esecuzione è affidata ad Antonio XXXIX, raccontano episodi tratti dagli Atti degli Apostoli, uno è legato a testi apocrifi sulla vita di San Pietro. In questo riquadro è la rappresentazione di San Paolo che resuscita il giovane eutico.